Scrub is a guy that thinks he's fine and is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass soul. Bravo, mi alzo in piedi, riesco a parlare meglio, anche spero mi sentiate bene. La mia presenza qui è una presenza per salutare, dare un augurio e spiegare perché come regione ho immaginato e come presidente si dovesse lavorare per il mondo dell'audiovisivo, di chi lavora in televisione, nella fiction e nel cinema. Io potrei stare dall'altra parte, non certo per il mondo della fiction, ma perché ho lavorato per tanti anni in televisione, conosco la televisione, conosco il lavoro dei produttori, degli artisti, dei registi, degli sceneggiatori e di tutte quelle altre grandi figure, dai direttori di fotografia, costumisti, ne vorrei mettere tutti. Perché parlo di questo? Perché voglio parlare al mondo di chi la fiction è un mondo ricco di passione, di sogno. Spesso si inizia il vostro lavoro perché c'è qualcosa che ti muove verso di voi. Ma il presidente della regione deve pensare a qualcosa invece di più alto, al distretto industriale. In questa città soprattutto, spesso, non si è pensato al mondo dell'audiovisivo come a un grande distretto industriale. Vorrei citare solamente cosa significa il mondo dell'audiovisivo per gli Stati Uniti o cosa significa per la Francia. Nel Lazio, a Roma, noi dobbiamo ragionare in questi termini. Perché quindi una festa, come d'altra parte lo si è fatto per il cinema? Perché questa festa in realtà non è altro che il modo di dire che qui si produce la gran parte delle fiction, che qui ci sono i più importanti studios, qui c'è il connubio che in altri paesi dà la forza a questo settore ed è quel connubio tra chi produce, fra i network e tutto il, direi, il grande mondo della fiction, il grande mondo della televisione, il grande mondo del cinema, il grande mondo della televisione. Ecco perché sostengo questa manifestazione. Tra poco io non sarò sul palco, non solo per impegni istituzionali, ma perché devo fare io un passo indietro, deve fare un passo in avanti la fiction, questo mondo, il vostro mondo. Ed ecco perché decollerà la manifestazione con il direttore generale, con il direttore artistico, e io sarò qui, spero, a tifare perché parta poi il grande progetto. Io ho incontrato molte persone in questi giorni, della televisione, del cinema, delle major straniere. Quello che voglio dirvi oggi è che da Presidente della Regione sosterrò una politica unitaria delle feste a Roma, come avviene in altri mondi, ne cito uno, potrei citare il Festival di Shanghai, come altre situazioni. Quindi la festa della fiction andrà avanti insieme alla festa del cinema, se lo vorranno, ma penso di sì, il sindaco Emanuele, il presidente Zingaretti. Una seconda questione, noi ci batteremo, me l'hanno chiesto i produttori, ci batteremo perché questa festa veda sempre di più crescere il, diciamo, quell'aspetto che purtroppo in Italia è diventato marginale, ma dobbiamo cercare di riportarlo centrale, che è il mercato. Io non amo mai l'Italia divisa in due, o divisa in tre o in quattro parti. Per me c'è un unico paese, c'è un unico sistema paese, c'è un unico sistema per il mondo dell'audiovisivo. Noi avevamo una grande iniziativa, l'avevamo a Milano, si chiamava MIFED, dico si chiamava perché oggi è un brand che non vive più. A mio avviso dobbiamo stringere una grande alleanza con Milano e farlo rinascere insieme. Io ho chiesto a chi per me rappresenta un po' il trenion con le manifestazioni, da Francesco Gesualdi, ho chiesto di fare i primi passi perché si possa aprire una stagione che veda insieme vetrina, mercato e poi lavoreremo sempre di più per il sistema produttivo. Non è un caso che siamo ho alle mie spalle il grande schermo, non è un caso che siamo in un luogo che rappresenta il cinema. Nel mondo cinema e televisione vanno a braccetto. Non si vedono, non si eludono, da noi c'è la paura che la televisione mangi il cinema, non è così.
E allora io immagino che faremo politiche sempre più mirate per quanto riguarda il sistema produttivo. Voglio solo dirvi che la Regione Lazio mette 20 milioni di euro nel sistema della produzione, non in senso stretto, ma nella sua filiera. Vorrei fare ancora qualcosa di più, vedo il mio direttore generale di Sviluppo Lazio, attraverso Sviluppo Lazio e attraverso Finas. Se pensate al rapporto che c'è tra il FUS e quello che mette la Regione Lazio, capite che allora sono milioni che devono essere spesi bene insieme con chi lavora in questo settore. Lasciatemi dire che bisogna lavorare molto perché si torni a produrre sempre di più a Roma e nel Lazio, non è in decadenza il nostro sistema produttivo. Per esempio lancerò un'idea al presidente Zingaretti per quanto riguarda gli studi che sono, per chi ha fatto il CineTV li conosce, che sono quelli della Vasca Navale. Cerco di dare anche lì una risposta, ma integrata con Cinecittà. Noi dobbiamo lavorare perché tutto il sistema, ecco perché questa manifestazione va bene, perché ci sono la RAI e Mediaset che voglio raccontare, ringraziare oggi, come ringrazio i nostri partner dell'APT. Io lavoro per questo, lavoro perché soprattutto decine di migliaia di persone abbiano un futuro nella nostra regione, siano competitivi non solo in Italia, in Europa e nel mondo. Lavorerò perché ci sia una, io l'ho definita, nel mondo economico sapete ci sono due grandi appuntamenti, Davos, che è il luogo internazionalmente riconosciuto, e Chernobyl. Se ci pensate, chi fa televisione e cinema si ferma poco a pensare quello che fa. È un grande errore. E la mia idea è che la fondazione, le fondazioni lavorino perché qui a Roma, sul Tevere, ci sia un luogo ogni anno per pensare e per lanciare lì la grande sfida, lo dico ai produttori, perché le 750 ore sono figlie di un grande incontro, di una stagione che vide all'epoca il ministro Veltroni lavorare ad una legge. Oggi, a 10 anni di distanza, dobbiamo pensare a qualcos'altro, anche in un momento diverso, che sia non solo il luogo delle leggi, e per quanto mi riguarda in parte lo faremo, ma soprattutto al grande mercato, all'internazionalizzazione. I produttori da soli non ce la possono fare, a volte esplodono i loro prodotti, li ritrovi in Cina, li puoi ritrovare in un altro grande, ma sono a volte figlie della estemporaneità. Chiudo dicendo, ma gli addetti ai lavori mi capiranno, noi pensiamo solamente al passaggio in prima serata nella televisione generalista italiana. Per fare il grande salto dalle 750 ore che produciamo, 700 ore, verso le 1000 ore, se non ricordo male, la Germania, che più o meno è a quel livello di produzione, dobbiamo farlo pensando in grande. Allora chi scrive per la fiction, chi recita per la fiction, chi gira la fiction, chi produce la fiction, deve sapere che questo è un prodotto che deve essere internazionalizzato, per essere un prodotto vincente, forte. Voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato a questa manifestazione, lo faccio oggi, poi voglio essere presente, magari da spettatore in maniera discreta. Noi abbiamo oggi una madrina che rappresenta uno dei prodotti vincenti della nostra produzione italiana, la Sofia Ricci, ecco, è la nostra madrina. Noi italiani dobbiamo vincere solo in Italia, dobbiamo sapere vincere anche fuori. Questo, se volete, i politici lo usano poco, ma perché gioco in casa, non mi sembra giocare in casa. A volte chi fa politica, che è a capo di un'istituzione, deve amare quello che fa. Io questo progetto lo seguo, purtroppo mi devo occupare di altre cose, sanità, rifiuti e quant'altro, ma questo è un pezzo di un distretto industriale che spesso gli altri dimenticano. Invece qui ogni mattina sul set o a trattare o a lavorare, no? O nelle tante piccole e medie imprese che fanno post produzione, dove trovi chi produce un pezzo di informazione, di docufilm, di fiction, no? Magari nella stessa struttura, ecco, io questa festa la dedico a loro e questa festa per me rappresenta, insieme alla festa del cinema, non solo una vita, ma il modo per dire con orgoglio che noi facciamo delle cose molto belle, che la fiction non è solo un prodotto tra virgolette commerciale, ma come dice il direttore della casa, è un grande romanzo popolare.
è un grande racconto che viene da lontano con gli sceneggiati, presa diretta, e che oggi deve vederci sempre più orgogliosi di quello che facciamo. Ecco, nel salutarvi io faccio un augurio a tutti voi, alla festa, e che questo sia il modo più bello per dire che l'Italia, Roma, il Lazio sono luoghi dove si possono fare delle cose che gli altri ci invidiano e non noi invidiare gli altri. Auguri a tutti e buona fiction.